Ragazzi, belli miei, buon pomeriggio a tutti, fratelli e sorelle azzurre. Sono appena tornata a casa, mi sono messa in Miss Casalinga. Sono di nuovo nella mia cucina come sempre, eccola qui, bella e cazzuta quasi quanto me. E niente, volevo dire semplicemente sto facendo questo video brevissimo, oltretutto perché aspetto la parrucchiera che mi devo risistemare, diciamo, la chioma. E niente, praticamente volevo dirvi che ieri, nonostante il mio video dove io abbia praticamente dichiarato tregua, ecco, dichiarato tregua nei confronti degli sbiaditi, nonostante questo sono arrivati una marea di insulti e offese sotto il video di tregua. Nonostante questo, devo dire che tanti tifosi juventini sono stati carinissimi e hanno precisato e accettato anche loro la richiesta di tregua su quel che riguarda i rigori, su quel che riguarda il VAR, su quel che riguarda l'arbitraggio, perché secondo me stanno facendo ridere in tutti i sensi e in tutte le maniere, sia per il regolamento che per tutto. Però, come ben vedete, cari tifosi juventini, ci sono sempre i vostri cari amici che purtroppo mistificano e poi dite che io semino odio, semino violenza addirittura. Mamma mia, che Dio me ne scansi e me ne liberi. Se io semino violenza, qua veramente tutto il resto del mondo semina violenza, perché io sono per la pace in assoluto. Poi quando si parla di calcio ci si sfotte, ci si arrabbia. Quando mi offendono è normale che io mi difendo. Ci mancherebbe ora mi faccio un chianare chi vedi sopra. Che dite voi? Mi faccio mettere chi vedi in ta testa da quattro imbecilli? Non penso proprio. Qua non penso che avete capito il mio profilo. Sono una persona fine, delicata quando c'è da essere fine e delicata, sono una persona che penso sappia parlare in italiano quando c'è da parlare in italiano, sono una persona che vi parla praticamente in dialetto quando si incazza, sono una persona che urla e sbraita se c'è da urlare e da sbraitare. Ma perché le persone vere in casa loro sono tutte così, è inutile fingere di essere chi non si è, perché è così, perché è così, è inutile dire ah vabbè ma... tanto, fammi un video dove parli bene degli Juventini. No, raga, non lo farò mai un video dove parlo bene degli Juventini perché non ho stima della società Juventus e non ce l'avrò mai. E mi dispiace dirlo. Ho stima di tifosi juventini che seguono la mia pagina, di amici miei personalmente con cui si può dialogare e parlare di calcio e di sport sano. Senza uccidersi, avere la propria visione, ma senza ammazzarsi, come ogni volta devo fare con quattro bestie che mi commentano offendendomi. Poi preciso una cosa, la parola sbiaditi, ragazzi, è una parola che non è offensiva. Ah, ti seguono anche i bambini! Che ma perché, scusa, ai bambini la parola sbiaditi che io gli sto bestemmiando, sto dicendo una brutta parola. Ragazzi, è uno sfottò, è uno scherzo, vi chiamo così dall'inizio. Cioè, ma prendetela, fatevi una grossa risata. Anche quando ho pubblicato il video di Delict, cioè, mamma mia, era scherzosissimo, era veramente per farsi due risate e molti juventini lo hanno fatto, altri invece stare lì a offendere, a insultare. Ma divertitevi, ma gioite. Gioite con la vostra e per la vostra squadra di calcio, sfottete chi è avversario nel giusto modo e basta, divertitevi. Ho solo chiesto ad alcuni di voi, cortesemente, di non rompermi le scatole durante e subito dopo la partita, perché divento un diavolo, non sono in me purtroppo, perché sono una passionale e non riesco a frenarmi. Durante la partita che ho l'adrenalina a 2000, l'incazzatura a 4000, cortesemente vi chiedo semplicemente durante la partita e subito dopo a caldo, lasciatemi stare perché poi io sbaglio e faccio cose che io in realtà non farei mai nella vita reale. Chiarito questo, tregua, raga, time out, cioè time out. Basta con le offese, basta con gli insulti, basta con le provocazioni, perché se poi venite a provocare i miei seguaci interisti, aspettate per gli insulti. Io so
Che sia su una pagina che si chiama Juventus Stadium, che sia su altre pagine della Juve, una cara tifosa, oltretutto juventina sbiaditissima che mi segue. Non ricordo il nome adesso. Un attimo che vedo se riesco a risalire. No, non lo ricordo il nome. Questa qua è una che comunque mi commenta praticamente sempre. Ha condiviso il mio video dell'incazzatura della partita contro il Brescia, credo? Sì, probabilmente sì. Sì, la partita contro il Brescia, su questa pagina che si chiama Juventus Stadium, dove una mia amica che è juventina mi ha poi girato ovviamente le cose. Allora, il mio profilo è pubblico, lo vedete, non offendo mai nessuno sul personale, non auguro la morte, i cancri a nessuno, non offendo le vostre famiglie. Perché ringraziando a Dio la famiglia per me è sacra e ringraziando a Dio dei valori importanti, non faccio del vittimismo perché se mi pesti i piedi li pesto anche a te. Ora io dico a voi, parliamo in maniera tranquilla e pacifica e ci sfottiamo perché vi sfotterò a vita, perché non mi potete venire a dire di non sfottervi e non mi potete venire a dire anche stai a pensare solo a noi. Ma a chi devo pensare se siete voi che siete da 8 anni che vincete tutto in campionato italiano e siete voi quelli che siete sopra e siete voi i più forti oggi tecnicamente? A chi devo pensare? Devo pensare all'Albino Leffe, all'Albino Leffe o al Cane Cattivo? Tutto il rispetto per queste squadre. Cioè, ma fatevi due domande. E la parola sbiaditi non è un'offesa, ma mi avete mai sentito dire siete delle merde nei video, come fate voi sistematicamente ogni volta? No. Non me l'avete mai sentito dire, ve lo dico io che non me l'avete mai sentito dire. Vi posso dire ridicoli, buffoni, ma perché? Perché mi difendo sempre dagli attacchi e dagli insulti. Oh, ieri sono stata chiamata battona pure. E quello è il minimo. Che poi mi è stato anche chiesto scusa e sono felicissima di aver fatto pace con questo ragazzo. Che è tifosissimo del Lecce, simpatizzante Juventus, che ha riconosciuto di aver sbagliato, come ho riconosciuto anche io i momenti a caldo, subito dopo la partita dell'Inter, sono stata attaccata, cioè no offesa, però punzecchiata. E sapete il mio profilo qual è? Quindi se io vi chiedo gentilmente di fare questa cosa, poi insultare, offendere le famiglie, insultare me personalmente dicendomi, dandomi della zoccola, dandomi della prostituta, dandomi che mi deve venire, ma ancora non sei morta e tutte queste cose qui. Io vi dico una cosa, io i video li faccio pubblici, anche se vi chiamo sbiaditi, ma non vado oltre mai, datemi la prova che io vado oltre, ok? Se non per offese altrui, ok? Datemi questa prova. Le vostre pagine invece non solo sono gruppi chiusi, ma mi offendono e mi prendono per il culo in maniera offensiva, pesante, augurandomi morti e pestilenze, dove io o i miei tifosi non mi possono neanche difendere. E io non mi posso neanche difendere. Ma ricordatevi che tra di voi ci sono sempre quegli amici che vengono e mi mandano tutto, screenshot compresi. Quindi perché fare le guerre? Serve? Non serve a niente. Ho detto tregua, il VAR è quello che è, l'arbitraggio italiano è quello che è, sta facendo schifo, c'è un regolamento che fa cagare. Ok, commentiamo le cose giuste come vanno commentate, ma non è per convenienza, perché a me non me ne frega niente, non mi conviene, cioè non mi convenienza di che cosa? Cioè mi conviene stare simpatica a voi juventini? No, non me ne frega un cavolo. Non mi interessa neanche di stare simpatica agli interisti e ai milanisti. Mi interessa soltanto che io sia così e che io possa piacere così, soprattutto ai miei fratelli e sorelle nerazzurre. È normale che sia così, ma io non faccio niente per essere simpatica a qualcuno, perché io sono questa e non mi interessa essere diversa da così come sono. Questo vi è chiaro? Ok, da oggi in poi vi farò vedere e parlo con tutti gli juventini, tra parentesi, sbiaditi per bene, che sono stati carinissimi sotto il mio video. Parlo con voi, vi farò vedere che anche non offendendovi, che anche sfottendo semplicemente e anche solo parlando di un mio parere. Vi posterò ogni volta le fotografie delle offese gratuite che riceviamo e delle provocazioni che
che riceviamo. Ho sempre detto ai miei seguaci, ai tifosi interisti, non cadiamo in provocazioni. E ve lo ripeto anche adesso, non cadete in provocazioni, non sbagliate a parlare, non insultate le famiglie, non dite cose bruttissime, ridicoli, ladri, buffoni, pagliacci, ci sta. Andare oltre gli insulti, ragazzi, da loro e dall'ignoranza. Da molti di loro, non tutti, me lo aspetto. Da voi che non saremo mai come sono loro, non me lo aspetto. Quindi per cortesia rispondete, vi danno uno schiaffo, rispondete con l'altra guancia o semplicemente con educazione e rispetto. Gli volete dire che sono dei ladri, li volete insultare, pagliacci, ridicoli, ma non toccate le madri, le sorelle, le mogli, i padri, le famiglie. Non augurate morti, non ditevi impiccatevi, uccidetevi, non dite cose che non stanno né in cielo né in terra perché non lo accetto neanche e soprattutto dai miei seguaci e tifosi interisti. Va bene? Spero che questo video sia chiaro e preciso. Vi auguro una buona serata, fratelli e sorelle nell'azzurro, e condividete questo video a più non posso perché noi siamo pubblici. Noi facciamo tutto alla luce del sole, non abbiamo bisogno di offendere nessuno con gruppi chiusi. È chiaro questo, di augurare morti e pestilenze a nessuno perché questo è sport. Lo voglio chiarire una volta e per tutte e che sia chiaro il concetto. Invitate i vostri fratelli e sorelle nell'azzurro a mettere mi piace alla pagina, ovviamente a seguirli se vi va. Seguite il profilo Instagram dove faccio tante storie lì. Seguite anche la pagina Instagram della quale faccio parte che da oggi non si, e anche oggi vinciamo domani è passata a nome il bello del calcio, quindi seguite questa pagina, in più seguite la pagina Malati di Inter, della quale sono una delle amministratrici sia su Facebook e poi andate su Instagram Malati di Inter. Fratelli e sorelle nell'azzurro, ricordatevi sempre, questo non ve lo dovete dimenticare mai, che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, sempre, sempre e solo Forza Inter!